realtà oggi è seduta piuttosto dura perché sono state votate due delibere urbanistiche. Ora, senza scendere troppo nel dettaglio, diciamo che entrambe trattavano del piano casa, quindi sostanzialmente la possibilità di ampliare i propri edifici, la possibilità di densificare e quindi andare a costruire, a mettere altre cubature dove in realtà non ce n'è bisogno. Peraltro una di queste delibere comunque proviene dalla precedente consiliatura. Questo è particolarmente grave per una maggioranza e per una giunta che è stata eletta con un programma che prevedeva l'assoluta contrarietà a nuove edificazioni, prevedeva la tutela dell'esistente, la rigenerazione dell'esistente e soprattutto prevedeva espressamente un cambio di rotta e un'abolizione di tutte le delibere urbanistiche della precedente giunta Alemanno. Questo non è avvenuto ed è proprio la cifra di come queste persone, questa maggioranza, che pure sono state elette con un programma molto preciso e si sono presentate con questo programma davanti ai cittadini, un programma che sentiva e dava l'odore del pulito, in realtà stanno facendo tutt'altro. Siamo veramente sconcertati. Sì, la cosa che più sorprende è l'ipocrisia, perché poi questa è la stessa maggioranza che sul finire della precedente consigliatura contestava questa delibera e invece oggi vota a favore. E questo ci fa pensare che poi, a prescindere da chi siano i partiti che governano, sono sempre gli stessi interessi che poi trovano tutela nei provvedimenti che vengono votati in consiglio. Questa era la maggioranza e il sindaco che si era presentato agli elettori all'insegna di una città a misura di bambino e che oggi vota le densificazioni. Una città a misura di costruttore. Una città a misura di costruttore, di bambino costruttore.